Al cinema con gusto a Rocca di Montemassi, il regista grossetano Francesco Falaschi, la sua terza volta qui nell'azienda della famiglia Zonin per parlare di cinema, per portare un suo film e anche per stare vicino al pubblico e interagire con il pubblico. Sì, sono bellissime queste occasioni, era programmata da mesi. Mi ha fatto piacere pensare che ci sarebbe stata questa occasione di incontrare il pubblico anche con un film un po' più, diciamo così, datato dal punto di vista della produzione, un film di più di 10 anni fa, ma quello che importa è il contatto con il pubblico, che penso sia uno dei motivi per cui si fa cinema, sia film più drammatico che comico, che è più impegnato, che di temi sociali. Insomma, sono contento perché incontrare le persone di fronte a un grande schermo ha sempre un grande valore per chi fa questo mestiere, che ormai direi che lo fa più che altro che c'ha molta passione e il sogno di vedere un film appunto in sala sul grande schermo. Qual è lo stato di salute del cinema italiano in questo momento, proprio alla luce anche di quello che lei diceva? Ma lo stato di salute non è buono, soprattutto stanno scontando ovviamente gli esercenti, i distributori, i proprietari di sala, ma anche chi fa film, insomma, si sente meno gratificato e soprattutto teme che il film, con tutta la cura con cui viene fatto, non veda la luce, diciamo, su un grande schermo, e questo è un grande peccato. Vediamo come reagirà, diciamo, la creatività rispetto a questo strapotere delle piattaforme, che ovviamente avrà delle conseguenze. La speranza è che si trovino modi sempre più, diciamo, tra virgolette, creativi, nuovi, originali, per portare le persone in sala o davanti a un grande schermo e raccontare anche quello che ci sta succedendo, anche le cose più drammatiche di questi anni, raccontarle sempre una partecipazione di pubblico e con un impatto emotivo che non si può avere su un telefono, su uno schermo piccolo, insomma. E nel futuro di Francesco Falaschi che cosa c'è? Ci sono ancora esperienze di cinema, nuovi progetti, nuovi film, nuove scritture? Sì, senz'altro ci sono progetti nuovi, sia di cinema, di documentario, soprattutto, anche se è quasi inevitabile provare a progettare anche delle serie, ma sempre con uno stile più cinematografico. In particolare un film che dovrebbe essere realizzato a breve, e anche vari esperimenti, insomma, dalla docufiction al documentario, insomma.